Ragazzi, eccomi ritornato col mio amico Squeak. Sempre parliamo di Transformer prodotti da Hasbro. Ecco, uno dei tanti eroi dei Transformer, radiocomandato questa volta, che fa un sacco di cose. Ma vi devo dire la verità, ragazzi, io questo qua lo terrò da collezione perché lo posizionerò, come farò anche col Dragon Charge, direttamente sul Turbo Charge lo metterò direttamente conservato in bella vista, perché sono dei giocattoli veramente molto belli, molto ben rifiniti, dai colori davvero divertenti. Dalla scatola troviamo il nostro robot, voglio ricordare che utilizza in questo caso 6 pile stilo che non sono comprese la confezione. In questo caso si apre il cofano motore direttamente nella parte posteriore, vi faccio vedere, ecco qua, si apre, si sgancia, c'è un cacciavite a stella, bisogna aprire questa parte posteriore. Dentro dobbiamo inserire 4 pile stilo doppia A. Allora, si chiude in questo modo qua e le pile verranno nascoste. Due pile invece, stilo sempre doppia all'interno del telecomando, sempre con un cacciavite a stella, e dopo lo potremo utilizzare tranquillamente. Per accenderlo, ecco qua, si fa in questo modo qua, lo posizioniamo direttamente, parte e se ne va. Attenzione perché vola via. Intanto vi faccio vedere come funziona, lo utilizziamo il telecomando. Allora, vedete, agli occhi in questo caso illuminati di blu, ma se andiamo a posizionare direttamente il nostro fucile, accenderà gli occhi rossi perché è in modalità da battaglia, vedete? Col telecomando possiamo utilizzarlo, possiamo farlo andare avanti e indietro, vedete, possiamo anche consigliare di sparare direttamente. Allora, come vedete, e anche spara all'indietro, ma lo fermiamo un attimino, altrimenti diventa pericoloso, perché una cosa importante che voglio farvi vedere prima che parte da solo è il manuale di istruzione. Eccolo qua, l'ho messo capovolto, molto semplice l'utilizzo, ma ci vogliono ovviamente anche per me gli occhiali. Lo mandiamo via. Ragazzi, vi faccio vedere prima che parte come un pazzo, vediamo la modalità battaglia, lo mettiamo direttamente con le luci rosse, faccio vedere con le luci blu, scusate. Allora, per spegnerlo basta girarlo in questo modo qua a 180 gradi con la testa sotto, vedete, lo lasciamo 8 secondi. Si spegnerà, ma si spegne anche dopo 3 minuti di inattività. Attenzione perché ha dei sensori, quando lo giriamo parte da solo, vedete, ad esempio riparte di nuovo, ma in questo caso è rimasto spento, ma se lo giriamo in questo modo qua già lo mettiamo attivo. Allora, ragazzi, faccio vedere un pochettino come funziona. Metto anche la modalità ballo. Vedete, possiamo regolarlo direttamente con i tasti laterali e possiamo andare avanti e indietro direttamente, vedete? Allora, lo rimettiamo in modalità da battaglia, rimontiamo ovviamente il nostro fucile, simpaticissimo, un piccolo sensore a scatto sulla parte del fucile, lo facciamo sparare, guardate, va indietro. Divertentissimo, devo dire la verità. Allora, ragazzi, cosa dire? Allora, giocattolo divertente, bene che ci siano questi giocattoli perché sono fatti veramente molto bene, i colori sono molto belli, i materiali sono sicuri. Ragazzi, io lascio la scelta a voi perché non vi dico se comprarlo o non comprarlo, lo troviamo su Amazon e Spedizione Prime, prezzo da 79 euro. Giocattolo che forse ne vale la pena perché è bello anche da tenerlo in bella mostra. Fermati un attimo, non partire, ti spengo assolutamente e ti levo il fucile da modalità da battaglia. Lo rigiriamo, lo posiamo sperando che non parti da solo. Assolutamente, ragazzi. Cosa dire? Se volete scrivere, potete farlo hdtvitalia@gmail.com. Video che lo trovate direttamente sulla piattaforma Amazon. Aiuto! Fermati! Vieni qua, non ti muovere. Video lo troviamo sulla piattaforma Amazon, come dicevo. Fermo, stai buono. Se volete iscrivervi al mio canale, mi darete una mano a continuare a fare recensioni perché il mio canale è uno dei pochi. Stai zitto, non parlare. È monetizzato, forse vuole aiutarmi a farvi iscrivere al mio canale. Non è monetizzato assolutamente. Io posto di solito video dove posso dialogare con tutti voi, cosa molto importante, ragazzi. Eccomi qua, io ho terminato con Squeak, che è davvero impertinente. Quindi, ragazzi, se volete comprarvi questo giocattolo, trovate il link e direttamente anche all'interno della recensione, che voglio ricordare, scritta, dove spiegherò quelli che sono i pregi e i difetti di questi giocattoli. Ma ve lo dico subito. Sinceramente a me piace, piace anche solo da vedere, è fantastico, mi piace tantissimo, sono innamorato di Transformer. Quindi anche ai genitori mi rivolgo, se volete fare un regalo carino ai vostri ragazzi, questa può essere una buona occasione, una buona scelta anche per il periodo natalizio che si sta avvicinando. Quindi, ragazzi, se avete domande scrivetemi, io sono a vostra completa disposizione, rispondo quando posso, perché spesso non mi arrivano le notifiche, però scrivetemi assolutamente. Ragazzi, io vi rimando alla prossima recensione, cosa dire? Vi saluto con Squeak che vi saluta ballando.